Raffaele, Silvia Ciufolini. Ecco, in questo grafico noi avevamo raccolto soggetti diversi che nel tempo mostrano all'inizio dell'infezione una carica virale elevata che poi decresce fino a negativizzarsi. L'ospedale San Raffaele di Milano ha condotto uno studio in via di pubblicazione che mette a confronto la quantità di virus prelevata tramite tampone su 100 soggetti affetti da Covid a marzo con quella di altri 100 pazienti risultati positivi a maggio. Abbiamo misurato nelle mucose del rinofaringe la quantità di virus rilevabile e abbiamo osservato nel confronto di queste due fasi una differenza in termini di quantificazione del virus nell'orofaringe macroscopica. Insomma, il virus, pur non avendo subito mutazioni, si sarebbe notevolmente indebolito. Ma per quali ragioni? Le cause potrebbero essere sia l'effetto del lockdown, sia la stagione diversa, quindi con temperature più calde. Altro motivo, l'interesse del virus è resistere il più possibile all'interno dell'uomo e continuare a diffondersi. E può farlo solo se il malato sopravvive all'infezione. Questo virus, che è un virus nuovo per l'uomo, nel momento in cui arriva all'uomo, va subito incontro a un processo di adattamento alla specie. Il virus si sta adattando.